Nonostante l'emergenza Covid, il progetto Siproimi, Ancona provincia d'asilo, ha portato a termine altri corsi di formazione per 55 ragazzi rifugiati che hanno compiuto di fatto un ulteriore passo in avanti nel mondo delle opportunità di lavoro e dell'integrazione sociale. È con grande orgoglio che noi consegniamo anche questa volta ben 55 attestati per due corsi di formazione, uno riguardante l'agricoltura di base e un altro riguardante invece pizzeria e prodotti da forno. E anche se quest'anno appunto c'è stato il lockdown, il Covid eccetera, noi non ci siamo voluti fermare e siamo riusciti ad avviare circa 70 tirocini. Certo, l'anno scorso abbiamo avviato ben 11 corsi di formazione formando 185 beneficiari. L'anno ancora deve finire, noi siamo molto positivi e grintosi e stiamo già pensando di avviare altri corsi di formazione. Quest'anno, dall'anno scorso a dir la verità, abbiamo coniato un nostro logo che si chiama Asylum. L'anno scorso abbiamo lavorato sul vino, abbiamo prodotto due tipologie di vino, un bianco e un rosso, e quest'anno invece abbiamo continuato la filiera sempre del bio nell'agricoltura. Stiamo creando una nostra linea di prodotti per poi dopo arrivare l'anno prossimo ad un nuovo progetto innovativo e sperimentale anche a livello italiano di autoimprenditoria. Ci tengo però a sottolineare e a ringraziare tutti coloro che collaborano con l'ASP, che sono quindi l'RT, composta da Vivere Verde come ente capofila, Polo 9, Cosmarche ed Anolf Marche. Senza di loro sicuramente non riusciremmo a raggiungere tutti i nostri risultati. Da questi corsi in agricoltura del progetto Siproimi è partito anche un altro progetto, un progetto pilota. Di che cosa si tratta? Sì, l'idea insomma è stata quella di valorizzare l'impegno dei ragazzi. Le aziende che ci hanno ospitato ci ha dato la possibilità comunque di brandizzare alcuni prodotti dell'azienda ospitante. I ragazzi si sono impegnati nel creare un logo, nel creare un marchio, il marchio Asylum, e questo ci permette comunque di muoverci sul territorio e di promuovere l'impegno dei ragazzi. Un'etichetta che racconta una storia. Racconta una storia e sicuramente questo viene apprezzato dalle aziende a cui loro si propongono. Alcune aziende hanno colto di buon gusto questo impegno dando delle opportunità ai ragazzi. I ragazzi che abbiamo trattato a livello di formazione sono circa 50. La fortuna anche di questi ragazzi che probabilmente qualcuno di loro potrà accedere anche a fare tirocini presso queste aziende che ci hanno ospitato. Una delle aziende che hanno ospitato i partecipanti a questi corsi è la Terre Cortesi Moncaro, da sempre orientata all'applicazione dei principi etici di responsabilità sociale. Noi, per quanto riguarda la parte agricola della gestione dei vigneti, abbiamo una cooperativa collegata che è la Società Cooperativa Agricola Moderna, con la quale gestiamo parecchie persone, parecchio personale che appunto è impegnato nella coltivazione dei vigneti. Questo ciclo di produzione ovviamente richiede del personale qualificato, quindi, e per il quale insieme appunto alla cooperativa La Moncara abbiamo avviato dei percorsi formativi per cercare appunto di avere del personale che possa rispondere un po' alle esigenze produttive di saper fare sulla gestione del vigneto. Come definirebbe la vostra esperienza di accoglienza? Se questo è il progetto di formazione, come noi ci auguriamo, si conclude positivamente, ci sarà poi l'assunzione del personale in forma assolutamente regolare. Che significato ha partecipare a questo tipo di progetti per un'azienda come la vostra? Per un'azienda come Moncaro la responsabilità sociale è un requisito fondamentale nel momento in cui ci troviamo a competere nei mercati internazionali. Di conseguenza il fatto che ci sia il rispetto dei principi etici e dei principi dei diritti fondamentali dei lavoratori diventa poi uno strumento di marketing che ci permette di competere in modo migliore anche con dei produttori che operano in un contesto più ai limiti della legalità. È un progetto molto positivo perché in agricoltura, soprattutto nel settore agricolo, noi abbiamo bisogno di persone sia che fai lavori manuali, ma soprattutto anche di persone specializzate che sono e rimangono nel tempo in agricoltura. L'integrazione è fondamentale e la formazione è essenziale. Noi abbiamo 4 ragazzi che stanno facendo il corso, loro si stanno comportando molto bene, lavorano, ascoltano e hanno voglia di imparare. Questo lavoro
Sì, va bene. Per me, io mi piace. Lavoro in campagna, difficile un po'. Va bene, perché lavoro.